Allora, avete sentito le formazioni annunciate da Mario Celli, adesso ve le vado a ripetere. Quindi il CT Scarpat ha confermato in pieno le scelte di ieri. Infatti ha schierato Jancic e Borcnik nella prima coppia, che se la vedranno con Bruzzone e Pautassi. Seconda coppia, Kausevic e Rednack contro Ballabene, Paolo e Ferrero. Terna, Meret, Kumero e Zambon contro Grosso, Mana e Birolo. Quindi Grosso impegnato nella a terne, probabilmente ha scelto di rinforzare un po' la terna, il CT, Bellazzini. E l'individuale è ormai un classico, Carlo Ballabene contro Jure Koziek. Sarà un bellissimo spettacolo. Sicuramente abbiamo visto anche Renato Battaglino allenarsi nel campo della terna. E quindi Ziraldo si siederà in panchina. Dunque mancano 4 minuti e 48 al termine del riscaldamento, 10 minuti concessi ai giocatori per provare i campi, studiarli bene. Come ci diceva Daniele stamattina, sono campi non facili, molto schienosi, sensibili. Quindi è importante sicuramente studiarli al meglio. Campi tra l'altro anche con poca sabbia, quindi molto rapidi. Quindi coppie tutte slovene anche oggi per la Pontese e anche l'individuale. Mentre qui accanto a noi stanno discutendo un po' i commissari FIB, ma cogliamo anche l'occasione per ricordarvi il nostro sponsor Gallo Borse, che ringraziamo. Potete vedere il banner in diretta. Una ditta che fa borse sportive, una ditta di Sommariva. Fa borse proprio per la boccia personalizzata, sì. E tutto, quindi è il nostro sponsor che ha deciso di investire su di noi e li ringraziamo vivamente. Scusate se sono stato un po' assente, ma dovevo ripristinare un po' tutto dopo il blackout che abbiamo avuto prima. Ho avuto non poche cose da fare. Sì, vi dicevo prima come qui accanto a noi tutti gli uomini commissari della Federazione Internazionale stavano concordando le procedure per la cerimonia protocollare di premiazione che avrà luogo al termine di queste prove tradizionali o al termine dell'eventuale spareggio. Certo, lo spareggio sarebbe una conclusione sicuramente molto emozionante di questa due giorni qui a Savigliano. Savigliano che, ricordiamo per chi magari non fosse mai stato, è una delle bocciofile più belle che ci siano in Piemonte, con 20 giochi fuori, tutti molto ben tenuti, un bel bocciodromo da 8, una grande organizzazione, due società
due ristoranti, veramente un bellissimo posto. Oltretutto è praticamente immersa in un parco questa bocciofila, quindi ci scusiamo per i problemi che abbiamo avuto, ma non dipendono purtroppo da noi, stiamo trasmettendo come tutte le altre volte e purtroppo qui nel Cuneese da ieri pomeriggio che sta venendo giù il finimondo, non ha ancora smesso un attimo. Solo ieri, passando nelle strade qua attorno a Savigliano, c'erano degli addetti a riparare le linee telefoniche, quindi la linea internet andrà a singhiozzo e non è colpa nostra purtroppo. Ora speriamo che tutto vada per il meglio, però cioè veramente c'è stato un maltempo in questi giorni veramente esagerato. Ci scusiamo anche con Piero Ameria, ma purtroppo non è colpa nostra. Intanto salutiamo anche il presidente della Bocciofila Vitanova, che abbiamo avuto il piacere di ospitare ieri ai nostri microfoni. Quindi una bella soddisfazione, un bel vanto per questa società del Cuneese avere l'organizzazione di questa competizione per altri 3 anni. Ora avete sentito forse la sirena che ha annunciato il termine del tempo dedicato al riscaldamento. Quale partita vuoi seguire, Simone? Sono scelte difficili effettivamente. Possiamo pensare magari di prendere i due giochi centrali. Sono anche più facili da riprendere per noi, i giochi centrali. La partita alterna e la partita individuale. Va benissimo. Che sono abbastanza curioso di vedere questa terna della BRB con Grosso, Mana e Birolo. E poi vedere balla bene cose che individuale, penso sia sempre un bellissimo spettacolo, senza nulla togliere alle due coppie di cui vi daremo chiaramente continui aggiornamenti. Vado allora per questo incontro, per questi due incontri seguiamo i due campi centrali con la terna individuale. Stiamo aspettando gli arbitri che diano l'avvio delle giocate. Tutto pronto? Sì, arbitri sono stati un po' contestati ieri da parte della BRB, di Grosso e Bellazzini in particolare, per un episodio avvenuto nel tiro progressivo di Ferrero che ha colpito l'ultima boccia praticamente sul suono della sirena. Secondo quelli della BRB la bocciata era regolare, cioè la boccia è stata colpita prima della sirena. Secondo invece l'arbitro, penso fosse quello sloveno che era lì sul posto, invece il contatto tra le bocce è avvenuto dopo il suono della sirena, quindi c'è stato un po' da discutere. Comunque poi tutto è rientrato senza nessun problema, se non con il provvedimento disciplinare dell'ammonizione combinata ad Aldino Bellazzini, che oggi è regolarmente curiosità in panchina a dirigere i suoi. Il pallino l'hanno tirato tutti i giocatori della Pontese. Ecco. Hanno tutti vinto il sorteggio, quindi pallino sull'ultima riga. Sì, proprio praticamente sotto di noi. Quindi
sarà Denis Zambon ad aprire la partita a Terne. E Jure Koziek ad aprire quella individuale. Vediamo la boccia di Denis. È una buona boccia. Sicuramente, vediamo cosa decidono quelli della BRB. Probabilmente Grosso andrà in bocciata, invece una boccia circa 70, quella giocata da Jure Koziek, che andrà in accosto Carlo Pallabene. Sì, no, va in accosto Birola, quindi cercano di prendere il punto imballato nella terna. Ottimo l'accosto di Pallabene, lo potete vedere, boccia praticamente perfetta. Adesso vediamo anche quella di Birolo, è larga, non prende, quindi andrà in bocciata. Ora sì, Daniele Grosso. Koziek si prepara per andare in bocciata. Corta la bocciata di Jure Koziek. Seguiamo adesso quella di Daniele Grosso nella terna. Grosso che parte, poi si ferma, stava partendo in contemporanea ad Emanuele Bruzzone, che sta disputando la coppia con Denis Pautassi nel campo 2. Colpisce Daniele Grosso. Ti volevo far subito notare una cosa. Hai visto Grosso con che calze gioca? Non ci ho fatto caso. Adesso è proprio sotto. Sono tutti quei calzini bianchi, Grosso con i fantasmini. Questo è un dettaglio importante a livello di regolamento. Forse nell'internazionale si può, però. Sono più permissivi nell'internazionale. Nel nazionale. Questo non lo so, però potremmo approfittarne la presenza degli arbitri per magari chiedere un attimo. A costo di Zambon, ecco la boccia che sta arrivando, ben giocata, sfaccia leggermente la boccia di Birolo e prende il punto. Grazie alla gentilezza di Gian Enrico Contero abbiamo subito trovato una risposta alla domanda di Daniele Alvesiano. A livello internazionale si può giocare anche con i fantasmini che sta utilizzando Daniele Grosso, addirittura si può giocare senza calze e anche con i blue jeans, ci ha detto Contero, pensate, quindi così è. Vi abbiamo dato anche questa nota a livello di regolamento. Mentre nel campo individuale restano due bocce in mano a Carlo Pallabene, che avrà l'opportunità di realizzare due punti su una boccia circa 70, forse anche qualcosina in più, giocata da Jure Koziek.
mentre invece nella terna vediamo l'accosto di Loris Meret. Accosto di Meret. Accosto che rimane corto, non prende il punto di Birolo, boccia circa 45 larga quella giocata da Birolo. Mentre a destra dovreste vedere arrivare adesso la boccia di Carlo Ballabene, boccia che sembra giocata in modo ottimo. Sì, così è, quasi viveron per Carlo, che rende anche un po' più brutto il punto di Kozek spostando il pallino, quindi possibilità di partire sul 2-0 per Carlo Ballabene, mentre Cumero inquadrato è chiamato ad una bocciata molto impegnativa in ballata all'ultima riga. Attenzione, tirata non bene decisamente questa bocciata da parte di Davide Cumero. Mentre Carlo Ballabene è quasi pronto a giocare la sua boccia, aspetta la bocciata di Pautassi tre giochi più in là. La sua ultima boccia potrebbe quindi portarsi a 2-0. Sì. Seguiamo la boccia di Carlo, anche questa buonissima, 2-0 per Carlo Ballabene. Mentre il pallino annunciato da Cumero e il pallino colpito. Bel pallino, sì. L'ultima riga, salvano, hanno ancora tre bocce in mano i ragazzi della BRB. Pallino importante. Pallino. Quindi, sempre sul massimo, ha giocato da Ballabene. Sì. E si resta sullo 0-0 nel campo della terna, mentre Carlo Ballabene non ha ancora aggiornato il punteggio, però conduce 2-0. Nella coppia di Kausevic e Rednack, prima mano che è andata a favore dei giocatori della Pontese. Vediamo adesso il numero di punti realizzati, mi sembra 1 o 2. Molto rischiosa una bocciata di Denis Pautassi che ho appena inquadrato, dove Denis è stato abbocciato una boccia quasi di prima riga quando c'era la possibilità di fare un punto comodo, ha bocciato tre al trucco e ha fatto due punti. Mentre Carlo Ballabene non inizia benissimo la sua seconda mano con una boccia direi 60 lunga circa, ha allargato le braccia Carlo e adesso va, lo vediamo inquadrato, va ad aggiornare il punteggio. Mentre inizia la seconda mano nella terna dopo l'annullo da parte di Davide Cumero nella prima, e Pautassi Bruzzone che ha realizzato due punti nella coppia del campo 2, mentre nel campo 7 Kausevic e Rednack conducono per 1-0. Vediamo adesso inquadrati Meret e Cumero che attendono la boccia del loro compagno Zambon. È molto buona la boccia di Zambon. Davanti parte subito in bocciata Daniele Grosso. Mentre
mentre Kojak riesce a prendere appunto il ballato sull'ultima riga Carlo Ballabene. Bocciata per Grosso che colpisce. Dovrebbe rimanere nel quadro, sì, nel quadro la boccia di Daniele. Altro Carlo Ballabene che segue la sua seconda boccia, però è corta. Tutto, ma rimane corto. Quindi mano non bellissima per Carlo, con due accosti non buoni. Vediamo la sua decisione. Sceglie di bocciare la boccia, Ballabene. E altro costo di Zambon. Vedete, ecco, vedete adesso la sua boccia. Un costo non proprio ottimo, comunque direi buono. Decidono di andare appunto quelli della BRB. Sarà quindi Birolo ad andare in accosto. Colpisce Ballabene individuale, rimane con due punti per terra non bellissimi, però ha una boccia sulla strada che ostruisce un po' il passaggio. Se intanto Enrico Birolo prende il punto con una bella boccia che va un po' dietro il pallino. Partirà in bocciata Cumero. Bella costa di Kojak, dovrebbe prendere. Sì, sembra di sì. Ha colpito Davide Cumero, l'avete visto. Quindi Birolo cercherà nuovamente di prendere il punto. E Carlo Labene parte in bocciata sul secondo accosto di Jure Kozek. Ecco, la boccia è passata a destra della boccia più corta di Ballabene per poi spostarsi completamente sulla sinistra. Boccia di Kozek, errore per Ballabene. Quindi Kozek ha l'opportunità di realizzare tre punti. Certo, dovrà giocarle tutte bene, non è facile. Ottimo Birolo. Quasi biberon per Birolo. Ora di nuovo Cumero che va in bocciata. Cosa pensi, Daniele, di questa musica di sottofondo un po' new age? Ieri con Alberto dicevamo che è un po' una novità, non si riesce forse neanche quasi a sentire, comunque un po' c'è. A parte il volume, che secondo me è bassissimo, ma quindi non può dare più che altro fastidio, abbastanza penosa. Adesso forse è scomparsa, ho parlato e è andata via. No, cioè, la pro è bassissima, veramente ecco, bassa. Sì. Dopo i due accosti perfetti di Birolo, decidono di andare in bocciata i giocatori della terna della BRB. Se ne è occupato Daniele Grosso che ha colpito. Tanto accoglie che ha già portato a due i suoi punti in individuale, ancora una boccia in mano. Sì, se vedo bene sul terreno, strada diversa rispetto alla seconda boccia per la terza boccia di Kozek, che è passato tra la riga e la prima boccia di Carlo Ballabene, quella corta. Per
vedete inquadrato Meret che segue con apprensione la sua boccia, ma è una boccia ottima. Ultima boccia per Kozek, che realizza 3 punti contro Carlo Ballabene, si porta in vantaggio il giocatore sloveno. Mentre penso che ci sia stata una brutta mano per Bruzzone Pautassi. Sì, devono avere fallito anche un pallino forse. Sì, e 2 bocce fuori appunto. Quindi opportunità per giocatori della Pontese. La BRB è una squadra del canavesano, sì, però tra le sue fila vediamo numerosissimi giocatori del cuneese. Denis di Racconigi, che ha circa 15 km da qui. Mana che è di Centallo, facciamo una decina di chilometri, e anche Emanuele Ferrero di Envy, e fa una quindicina di chilometri anche lui. Quindi molti supporters. Adesso la situazione nella terna è una boccia in mano per Meret, che l'ha appena giocata Loris, è una boccia un po' lunga. Sì, adesso Cumero ci copre la visuale, è una boccia sì, direi a 70. C'è una boccia nel quadro per la BRB, forse non la vedete inquadrata, ed è per questo motivo che Simone Mana decide di partire in bocciata, nonostante il punto di Meret non sia certo irresistibile. Bocciata per Mana, eccolo qui. Colpisce senza carambolare Simone Mana, quindi BRB che si porta in vantaggio nella terna per 1-0. Decisivo in questa mano un quadro di Daniele Grosso. Birolo ha appena aggiornato il punteggio, mentre è iniziata anche la terza giocata nell'individuale. Gli oh che forse avete sentito del pubblico sono per Davor Jancic, che con quasi tutto il campo a disposizione ha giocato una boccia fuori nella coppia e quindi non è riuscito ad aggiungere un ulteriore punto. Sembra larga la boccia di Ballabene. Sì, non so. Andiamo se da prenda questa angolazione. Sì, sì, guarda. Prende. Con questa telecamera è molto più chiaro. Quindi andrà in bocciata Jure Kozek, mentre nella coppia di Pautasse Bruzzone Jancic tenta di aggiungere il terzo punto dopo aver giocato una boccia malamente fuori. Lo fa, quindi quindi 3-2 nella coppia di Pautasse Bruzzone, 3-2 per la Pontese di Borcenik e Jancic, e Pontese che conduce 3-0 per quanto riguarda la coppia di Kausevic e Rednak contro Ferrero e Paolo Ballabene. Ricordiamo che si gioca solo 1:30, quindi ogni punto ha una grandissima importanza. Intanto adesso vedete la terna della BRB che aspetta la bocciata di Cumero. E balla bene che imballa la boccia di Jancic, giusto? Sì. No, di Kozek. Kozek, sì. Quindi bocciata storta per Cumero. Kozek entra in boccia e balla bene, decide di bocciare ugualmente.
Eh sì, vediamo questa bocciata di Ballabene. Difficile. Colpisce. Batter per terra, voleva colpisce. Sperare che la sua rimanesse lì in gioco, sì, ma però così non è stato, quindi su questi giochi diventa molto dura. Non è come un terreno sabbioso dove la boccia rimane lì più facilmente. Colpisce Cumero. Sì, però vantaggio di bocce per la DRB dopo l'1 su 2 di Davide Cumero in bocciata. Seguiamo la seconda boccia di Koziek, la vedete arrivare. Ottima boccia. Biberon da parte di Jure Koziek. Una boccia per Carlo Ballabene ed una boccia per Jure Koziek, quindi Ballabene andrà in bocciata cercando di pagarne uno solo. Allora dovesse sbagliare, sarebbero due punti a favore di Jure Koziek. Seguiamo la bocciata di Carlo. Carlo che colpisce, quindi probabilmente adesso darà un calcio al pallino per concedere il punto a Koziek, così è. 4 a 2 per Koziek su Ballabene. Colpisce Loris. Esce Meret, quindi c'è stato un altro ottimo accosto di Birolo e adesso è chiamato in accosto Simone Mana. Pour les Français, il reste 1h07 de jeu. Le premier double, Ruzzone Pautassi contre Jancic et Bosnić. Ce sont les Slovènes de la Pontese qui mènent pour 3 à 2. Dans le triple, Grossomana Birolo 1, Meret Kumero Zambon 0. Simple, Jure Koziek 4, Carlo Ballabene 2. Et en ce qui concerne le deuxième double, ce sont les Slovènes Kautevic et Rennak qui mènent 3 à 0 face à Paolo Ballabene et Emanuele Ferrero. Merci de nous suivre de la France. Bienvenue sur Voce in Volo. Très belle finale de la Coupe d'Europe entre Pontese et Verbe. Intanto seguiamo l'accosto di Dennis Zambon, cercherà di prendere il punto di Simone Mana e ci riesce. Lo prende ottimamente bene. Zambon. Parte in bocciata Daniele Grosso. Vedete Koziek correre dietro la propria boccia. Boccia ottima, ottima. È bravo Koziek in accosto finora. Sta giocando bene. Sì. Aveva già fatto il combinato contro Ballabene di nuovo, quindi si sì. Fanno la rivincita nel gioco accanto. Bellissima bocciata di Daniele Grosso. Quindi resta un punto buono per terra per la BRB di Simone Mana, mentre avete visto una bellissima bocciata anche di Carlo Ballabene che colpisce, quindi restano tre bocce da entrambi i giocatori in questa giocata. Beh.
tennis sta facendo numeri su numeri, purtroppo non abbiamo inquadrato la boccia in alto a sinistra, dovrebbe essere un suo fermo al posto, e la boccia in basso a destra dovrebbe, è una boccia stata nel quadro bocciata, quindi due bocce in mano per la Pontese e due per la BRB. E Pontese che parte sul pallino, tanto l'accosto di Zambò. Prende il punto, pallino importante per la Pontese. Davor Jančić lo colpisce, lo colpisce Jančić. Quindi si resta 3-2 per la Pontese nel campo coppie. E errore in bocciata di Daniele Grosso, attenzione. Compensa quindi precedente errore di Cumero. Seguiamo la boccia di Carlo Ballabene, la sua seconda in questa giocata. Boccia che è un po' lunga ma prende. Proprio appena... Sì, no, beh, direi praticamente solo di fianco. Sta misurando Carlo. Simone colpisce, la incresta e sposta avanti la boccia. Sfortunato Simone in questa occasione. E quindi opportunità di aggiungere per la Pontese, può realizzare due punti qualora Meret giochi più vicina dell'accosto di Simone Mana. Mentre Carlo Ballabene, dopo aver misurato il punto, ha stabilito di aver preso il punto, quindi parte in bocciata Jure Kozjek. Lunga mal tirata. Sì, direi una bacchetta lunga la bocciata, sì, di sicuro. Kozjek. Boccia perfetta da parte di Loris Meret, quindi Pontese che passa a condurre per 2-1, quindi Pontese è avanti in tutti i campi in questo momento. Pontese qui est devant dans toutes les épreuves en ce moment. Il reste une heure et une minute de jeu. Cercando di capire cosa sta facendo Kozjek qua. Penso che bocci di nuovo. Non lo vedo. Immagino di sì. C'era di nuovo, sì, la boccia. Questa volta colpisce molto bene Jure. Adesso forse boccerà anche Ballabene, vediamo. No, probabilmente no, va a punto. Pallini in un brutto posto nel gioco 4 della terna. Eh sì. Mentre Bornic, finissimo alla riga, quasi va. Un libero. Va in accosto Carlo Ballabene. Prende il punto. Forse no. No, no, non prende. Non prende Carlo Ballabene. Adesso probabilmente tirerà a punto sperando di farne due. O comunque prima accosto di Zambò, si tiene dalla parte della ragione, rimane a centro gioco con una boccia da bocciare, quella laggiù al fondo sicuro.
Secondo me l'ha fatto Ballabenti, boccerebbe. Non è più. Ah, non è più. Non è più, è vero, sì. Non è più Kozek. Questa boccia questa invece rimane no. Corta da parte di Carlo Ballabena. Sì, è vero, c'è stato l'errore in bocciata di Kozek. Mentre Birolo prende il puterne. Appena appena. Mentre nella coppia, nel gioco numero 2, ce ne stanno dando di santa ragione, nel senso stanno colpendo bocce su pallini, carro, bocce nel quadro, molto più spettacolare. Sì, adesso ha colpito un pallino, Bruzzone. Quindi il punteggio resta di 3-2 per la Pontese. Mentre Carlo Ballabene ha realizzato un punto, quindi si è portato sul 3-4. Carlo che ha tirato il pallino come al solito vicino all'ultima riga. E gioca una boccia circa 50 larga. Mentre è molto buona finora la prestazione di Enrico Birolo, che gioca un altro accosto perfetto. Accosto che obbliga in bocciata Davide Cumero. Mentre nell'altra coppia Ballabene, Paolo e Ferrero stanno perdendo per 3-1 contro Kausevic e Rednack. Bocce in ordine sparso nella boccia del numero, nella coppia del gioco numero 7 appena citata. Eh sì. Mentre Kozek gioca una buona boccia nell'individuale che però non è sufficiente per prendere il punto di Carlo Ballabene, e quindi Kozek parte in bocciata. Kozek che conduce per 4-3 su Ballabene. Ballabene che è il terzo giocatore più titolato per quanto riguarda la Coppa Europa, pari merito con Nicola Sturla. Colpisce Kozek, quindi ha un buon punto davanti e decide di bocciare. Ballabene tra Loris Meret colpisce nell'alerta. Accosto che penso fosse di Simone Mana. E colpisce anche Carlo Ballabene nell'individuale, quindi nell'individuale restano due bocce da entrambi i giocatori. La boccia di Mana, non vediamo so se prende. Enrico Birolo va a misurare, bocce circa un metro dal pallino. Prende la boccia di Simone Mana, si è visto subito come l'ha lasciata, che era un po' lunga. Mentre Kozek tira un orrendo accosto, sarà
abbondante metro e mezzo dal pallino. Eh sì, ne può approfittare Carlo Ballabene. E Denis Zambon cercherà di togliere il punto di Simone Mana, impresa non impossibile perché il punto di Mana non è bello dietro, è lungo però anche Zambon e se ne va la boccia di Zambon, incredibile. Incredibile qui, incredibile. Sono sensibilissimi qua in campo. Brutto errore da parte di Zambon, anche un'occhiata. Anche Ballabene lungo una settantina di centimetri. Un'occhiata non tanto felice da parte di Meret al socio. Comunque diciamo che prendendo il punto avrebbero comunque una bocciata sotto carambola, quelli della BRB. Vediamo. Sì, ma ancora due bocce. Sì, ancora due bocce. Lungo, lungo, se non tocca non prende. Ah no. No, no, si è fermata in tempo. E a questo punto penso che andrà appunto Daniele Grosso, essendo la bocciata sicuramente sotto carambola, due bocce in mano, quindi potenzialmente può realizzare due punti. Mentre nell'individuale, come vi diceva Daniele, Carlo Ballabene ha giocato una boccia lunga in accosto e anche questo accosto di Koziek non è buono, non prende l'accosto di Ballabene. Scusate, l'organizzazione si è lasciato il telefono vicino e perfetto accosto di Daniele Grosso, boccia giocata benissimo. Mentre avete visto anche accosto di Carlo Ballabene, seguiamo la sua boccia. E non aggiunge Carlo. Brutto errore qui per Ballabene, aveva l'opportunità di farne due. Senti, io passerei un po' sulla coppia nel gioco numero 3, perché stanno continuando ad andare avanti a pallini e dare spettacolo. Sì, sì. Quindi prima di. È un po' meno sotto il nostro orologio, però per cambio dovremmo farcela abbastanza. D'accordo, quindi ne approfittiamo per ricapitolare un po' quelli che sono i punteggi. Quindi nella coppia che adesso andremo a seguire, Jancic e Borcinic conducono per 3-2 contro Pautassi e Bruzzone. Nella terna aspettiamo questa boccia di Grosso, niente, molto corta. Quindi nella terna ha realizzato un punto la BRB, il punteggio è su 2 pari, 4 pari nell'individuale tra Ballabene e Koziek e 3 pari nell'altra coppia tra Ferrero e Paolo Ballabene e Kausevic e Zoran Rednak. Quindi in questo momento ci sono 3 partite in parità e un'altra c'è la distanza di un punto, quindi massimo equilibrio in questo istante. Bellissima finale, 50 minuti al termine, quindi mancano 5 minuti alla metà di queste prove tradizionali, mentre cerchiamo adesso di sistemare le camere al meglio per riprendere questa interessante e molto bella partita a coppie tra i due sloveni. Borcinic, specialista nel tiro progressivo nella staffetta, un atleta di assoluto livello che è schierato nella coppia come puntatore, il suo bocciatore è Davor Jancic, un grandissimo colpitore, specialista del tiro di precisione. A loro si oppone la coppia tutta italiana formata da Pautassi e Emanuele Bruzzone. Pautassi puntatore. Pautassi che tra l'altro da puntatore ha vinto qui il titolo europeo e nazionale con Simone Nari. Ha vinto anche un mondiale. Anche un mondiale. Però l'europeo mi sembra l'abbia vinto proprio qui a Savigliano. Sì. Su questi campi, lui che è di Racconigi. Thank you.
Ecco, vediamo il suo costo che è circa 80 corto. Abbondante. Sì, forse anche qualcosa di più. Comunque prende il punto non bello di Borcnik. E quindi adesso Aleš Borcnik andrà in accosto. È curioso come un bocciatore del progressivo sia in accosto, sì, nella coppia. Abbiamo visto anche Dennis Perosina che, e anche Dennis che comunque ha fatto poco fa il tiro tecnico. Io ieri non ero presente, non so come è andata la questione, ma come mai Fabrizio De Regibus non c'è? Non ne ho idea, ieri ha giocato con Daniele Grosso. Che gli manca? Ha giocato, sì. Non è presente neanche in panchina. È vero, hai fatto bene a farlo notare. È assente Fabrizio De Regibus. Infatti ieri notavo anche le altre partite, dicevo ma cavoli, manca qualcuno. Poi dopo mi è venuto in mente che era Fabrizio De Regibus quello che mancava. Ma ieri non mi sembra che sia successo niente di particolare, anzi ha portato insieme a Daniele Grosse due punti che poi sono stati decisivi per la vittoria della BRB. Per questo motivo che abbiamo visto anche prima tirare qualche boccia a battaglino durante il riscaldamento, perché se dovesse giocare male un puntatore probabilmente dovrebbe entrare lui. Specialmente nella terna. Nella terna. Però problema che per il momento non si pone perché Birolo sta giocando molto bene, quindi ne ha fatte bocciare due. Tre costi pessimi nella coppia che stiamo seguendo. Forse non prende Borni. Non prende Borcnik, quindi sono in difficoltà quelli della Pontese, mentre c'è un errore di Carlo Ballabene nell'individuale. Ricordiamo che il punteggio è di 4 pari. Decide di bocciare Davorjancic, cioè nonostante praticamente non abbia nulla da difendere. Sì, un po' sto bene andare, basta giocare alla dritta tra gli giri giusti, logicamente, però. Colpisce con la sua bocciata un po' più vicino rispetto a Borcnik. Esatto. Però comunque c'è tantissimo spazio per Denis Poutas, che probabilmente non avrà difficoltà a prendere questo punto. E direi che probabilmente Jancic partirà sul pallino dopo, salvo imprevisti. Sarebbe, penso, il quarto pallino consecutivo annunciato in questa coppia. Tassi segue la sua boccia. Voilà. Fa quasi un biberon, allarga un po' le braccia perché chiaramente adesso Jancic è avvantaggiato nel bocciare il pallino, anche se però bocce il pallino non toccano, sono molto vicini ma non toccano. Ma però diciamo che da bocciatore quando si capitano queste cose sei più avvantaggiato sicuramente che non avere un pallino libero da solo. Certamente, sì. Poi sono terreni che appunto permettono al pallino di andare via abbastanza facilmente. Seguiamo tentativo di annullo da parte di Davorjancic. Corta! Corta! Corta la bocciata di Davorjancic.
quindi restano, resta una boccia alla Pontese e tre per la BRB. Ma giocata. E quindi BRB che può fare 4 punti. Sì, tranquillamente. Non c'hanno nessuna boccia che possa ostacolare la giocata dei, delle Furie Rosse, quindi pericolo di vende non ce ne sono. E la gioca fuori. L'ha rischiata troppo vicino alla riga. Si vedeva che stava andando fuori, conosco abbastanza il gioco. Incredibile, cioè non sono errori da farsi con un campione come lui che c'hai un metro da parte, metti bene contro, la scagli dritta sulla boccia, ma tutte lì. Punto che potrà poi pesare alla fine. E poi quelli pesano poi sempre, alla fine. Perché adesso un punto, uno in più, uno meno, non è che faccia chissà che cosa, ma... Ma stai giocando così poco, con il tempo così ristretto, rischia di essere tutto importante. Vedi, guarda, basta mettersi contro, adesso vabbè, è lungo ma lo fa ancora, talmente sono brutti le altre bocce. Però è veramente assurdo. Ultima boccia quindi per Emanuele Bruzzone, già 2 punti in terra per la BRB. Boccia che va a segno, molto vicino 3 punti. Al pallino, quindi 3 punti, quindi BRB 5, Pontese 3 nel campo 2 coppie, 2 pari nella terna. Kozek che ha realizzato 2 punti nell'individuale si è portato sul 6-4, mentre invece siamo 5-3 per la BRB nell'altra coppia, quindi Ferrero e Paolo Ballabene che erano partiti in svantaggio per 3-0 sono ora passati in vantaggio 5-3. Entrambe le coppie 5-3 per la BRB. Quindi se l'incontro finisse in questo momento si andrebbe allo spareggio. Va Dennis Pautassi all'accosto, pallino sull'ultima riga. Sì, abbiamo visto prima Kozek che balla bene, adesso torniamo sul campo a coppie. È un discreto accosto da parte di Pautassi. Decide di andare appunto alla Pontese con Alex Borchnik che deve riscattarsi dalla mano precedente in cui non è stato per niente brillante, diciamo. E intanto nella partita a terne la BRB si è portata in vantaggio per 3-2, quindi solo Carlo Ballabene indietro per quanto riguarda la BRB. Altro costo non buono da parte di Alex Borchnik. Sì.
scelgono di andare in bocciata a coppie, quelli della Pontese, parte Davorjancic. Che colpisce, colpisce Davor. Questa è la che stiamo seguendo, la bocciata di Kojek contro Ballabene. Sì, Kojek che è in difficoltà in questa mano. Adesso colpisce, ma restano tre bocce per Carlo Ballabene, che quindi ha l'opportunità di rifarsi sotto, se non addirittura di portarsi in vantaggio. Mentre torniamo alla coppia che stiamo seguendo, dove Ruzzone ha deciso di andare in bocciata, colpisce molto bene, realizza anche un carrò nel quadro. Molto in palla Ruzzone. Sì, molto preciso Emanuele. Quindi primo posto di Ballabene, va a segno. Sì, Carlo Ballabene che ha preso il punto, ha ancora due bocce in mano, quindi può portarsi a 7. È bruttissima boccia da parte di Borchnik, molto molto corta. Però non mica bocciare quella boccia lì, stanno confabulando. No, probabilmente stanno confabulando su come giocare la boccia, appunto. Da che parte passare. Secondo accosto per Carlo Ballabene. Sì, c'è di sicuro. Secondo punto. Giocherà da basso Dennis. No, invece penso che non ci sia secondo l'accosto di Ballabene, perché parte in bocciata, dovrebbe esserci tra il trucco per Carlo. Colpisce. Colpisce Carlo Ballabene. Hai ragione, non c'era. Due punti si porta in pareggio. Fosse. Dunque Pautas ha giocato una boccia larga, ampiamente sufficiente per prendere il punto di Alex Borchnik. Stavolta, mamma mia. Avete visto anche voi che ha dato una botta al pallino. Una spostata di oltre 50, viene bruciata la boccia, annullata la boccia appena tirata a punto da Borgic, ma il pallino viene lasciato a posto perché il punto tirato da Pautassi, che è sulla destra vicino alla linea di laterale, rimane più imprendibile rispetto a dove era prima posizionato il pallino. Io se fossi in scarpato forse penserei anche ad un cambio per quanto riguarda le Sporcinic, perché insomma, sì, ha penso giocato che delle adesso bocce molto corte, altre molto lunghe, insomma. Una finale di questo livello non te lo puoi assolutamente permettere. Certo, ha un Sojo che è in grado di colpire molti pallini, però questo lo sbaglia. Questa volta non va. Non va, come direbbe buon Piccinini. Questa può essere già una svolta importante nell'incontro, perché la BRB può portarsi in vantaggio, può portarsi ad un vantaggio considerevole in questa coppia. Sta giocando l'ultima boccia, penso Jancic.
Tanto Grosso, quando è stato chiamato in accosta nella terna, ha quasi sempre fatto una bella figura, sottolineare ma questo. Gioca spesso a coppie, quindi quando giochi a coppie sei obbligato a dover puntare anche molte, molte bocce. Intanto Gojek colpisce la costa di Carlo Balbene individuale e Cumulo colpisce nella terra. Ora vediamo Zambon. Ora vediamo Bruzzone che dovrà colpire l'ultima voce al fondo, colpisce carambola, forse l'ultima voce carambolata. Era un gioco rispetto all'altra. Sì, era una boccia di Bruzzone, era talmente corta la boccia di Borcenik che era rimasta in gioco, cioè più vicina rispetto alla boccia dello sloveno. Ora però lasciano il punto. Lasciano i punti, si dovrebbero essere tre punti per la BRB. E time out. E adesso chiaramente un time out chiamato di corsa da Scarpat, che immagino saltiamo un attimo sulla terna, rimprovererà un po' Borcenik, dove Daniele, come dicevi giustamente tu, sta anche pennellando appunto. Individuale intanto è sul 6 pari. Seguiamo, penso, questa bocciata per la cucita da parte di Denis Zambon. Storta la bocciata di Zambon, quindi Grosso prende il pallino. Si portano sul 4-2. Termina il time out. Stanno aspettando che bocce una boccia balla bene, non tira neanche il pallino. Ah no, scusate. No, era Kozek. Sì. Che però ha sbagliato. Una bocciata corta per Jure Kozek alla prima riga e quindi si prospetta una mano favorevole a Carlo Ballabene. Resta una boccia in mano da entrambi i giocatori. Comunque torniamo sulla coppia dove Pautassi e Bruzzone conducono per 8-3 contro i si è visto che il risultato adesso qua si è spostato molto a favore della, sì, della BRB. Torniamo di nuovo sulla terna, siete un po' nel cielo del malaugurio quando si è spostati dall'altra parte. Terna dove Birolo sta pennellando, cosa, forse abbia sbagliato una boccia Enrico Birolo, bravissimo. E nell'arco conducono 5-3 Ferrero e Paolo Ballabene. E vediamo Paolo Ballabene che tira il pallino, quindi probabilmente hanno ancora cucito, ma il punteggio non è stato ancora aggiornato. No, secondo me è stato colpito un altro pallino a salvezza. Ah, è possibile. Mentre nell'individuale vedete Carlo Ballabene che andrà in bocciata, quindi dovrebbe aver preso il punto Jure Kozek. E
sentite il boato del pubblico e grandi applausi per questa bocciata di Carlo Ballabene, che realizzando un quadro conquista altri due punti, quindi si porta sull'8-6. Molto bravo Carlo Ballabene, quindi tutte le prove tradizionali sono indirizzate a favore della BRB in questo momento, quando mancano 28 minuti e 50 secondi. Non ho visto se ci sono stati i cambi nella coppia. No, sempre Jantic e Borcinic in campo. E Denis Zambon prende il punto nella terna. Parte in bocciata Daniele Grosso. Hai notato che hanno cambiato le borse, quelli della BRB? Sono borse blu, non sono più le solite rosse. Hai ragione. Mentre avete visto la bocciata colpita da parte di Daniele Grosso. Inquadrati Meret e Cumero che aspettano l'accosto di Denis Zambon. Vedete la boccia di Zambon che sembra buona, è ottima, è ottima. E inquadriamo anche la boccia lunghissima di Jure Koziek. Tanto Grosso di nuovo in bocciata, 26 minuti alla fine. Forse ha segnato il dove pallino. La BRB sta vincendo su tutti i campi. Vola il pallino Daniele Grosso. Cioè non ha colpito neanche la boccia, una boccia mal più mal tirata. Sì. Posso capire che non colpisci il pallino, ma almeno la boccia. Vediamo l'accosto di Cose, questa volta è buono. Bocciata leggermente imballata per Carlo Ballabene. Colpisce senza problemi Simone Mana. Quello che doveva fare Simone è Grosso. Grosso, sì. Tanto arrivano gli yo-yo ogni volta che fallisce la Pontese qualche giocata. Con l'accosto di Meret sembra un po' lungo Loris. Vediamo se basta per prendere il punto. Intanto vediamo anche Carlo Ballabene che è chiamato ad una bocciata impegnativa. Vediamo Carlo, perfetta la bocciata di Carlo Ballabene. Sono veramente brutti e antipatici questi olè quando qualcuno sbaglia. Eh sì, sarebbero da evitare. Anche
anche ieri i croati si sono resi un po' protagonisti di questo atteggiamento un po' antipatico. Giusto esaltare le performance dei propri beniamini quando fanno una bella giocata, però non è sicuramente elegante sottolineare gli errori degli avversari. E dunque la boccia di Meret nella terna non era stata sufficiente a togliere il punto. Bocciata Cumero che colpisce Carambola, vediamo cosa succede. Mettono due bocce in gioco, due punti. No, secondo me l'altra boccia in gioco è della PRB. Secondo me ne hanno due loro. Ah sì, in effetti forse sì, hai ragione. Sì, dovresti avere ragione. Perché la boccia lunga era quella di Meret. Brutta bocciata di Bruzzone. Se colpiva facevano un punto. Attenzione. Ha giocato una boccia lunga per incredibile. Sì. Brutto errore di Simone Mana, che voleva giocare la boccia lunga per imballare la bocciata per qualche carambola futura. Ha caricato il pallino, ha spostato più di 50, così 3 punti agli avversari e passano a condurre per 5-4. È incredibile errore, veramente questo. Mentre invece non sbaglia Carlo Vallabene, che ha ancora una boccia da giocare. Sì, è così, quindi 3 punti per la Pontese nella terna su questo errore, direi grossolano, da parte di Simone Mana. Altro errore poi di Bruzzone, che perde un punto, quindi dovrebbero accorciare le distanze, si portano 8-4. Vallabene, seguiamo il suo accosto. Vallabene già punto per terra, tira per raggiungere, tocca la boccia di Jancic, ma fa ugualmente 2 punti, si porta sul 10-6. Si è toccato un po' la boccia di Koziek, però comunque è riuscito ad aggiungere 16, quindi a lungo per Carlo Vallabene. È a lungo che rischia di essere importante, forse decisivo per questa finale. Boccia buona quella di Dennis Zambon nella terna, andrà imbocciata Daniele Grosso. Colpisce Daniele. Quindi vediamo un attimo i punteggi su tutti i campi. Nel campo 2 Pautasse e Bruzzone vincono 8-4 contro Jancic e Borcnik. Nel campo 4 Meret, Cumero e Zambon vincono 5-4 contro Grosso, Mana e Birolo. Nel campo 5 nell'individuale Carlo Vallabene conduce 10-6 su Jure e Koziek. Mentre nel campo 7 vediamo che in questo momento viene aggiornato il punteggio. Ferrero e Paolo Vallabene vincono 5-4 contro Kausevic e Rednack. Altro bel accosto di Zambon. Di nuovo imbocciata Daniele Grosso.
colpisce Daniele, quindi adesso andrà in accosto Meret. Mancano intanto solo più 18 minuti e 50 secondi, quindi stiamo veramente entrando nel vivo di questa finalissima della Coppa Europa, 25esima edizione. E la BRB sembra vicina a conquistare, a confermare il titolo ottenuto l'anno scorso. Ottimo accosto di Maret. E quindi andrà a bocciare Simone Mana. Mentre nel campo accanto balla bene, rimane un po' corto e largo. Simone Mana, il giovanissimo atleta della BRB, acquistato quest'anno. Comunque direi che ha disputato un buon numero di prove in campionato, c'era chi pensava che avrebbe giocato poco, non è stato così. Colpisce Simone Mana, che quindi si riscatta dal brutto errore precedente. Anche questo è un segnale di forza, perché dopo il brutto errore di prima si fa anche in fretta a disunirsi, invece è stato bravo Simone a rimanere sul pezzo come se non fosse successo nulla. Mentre invece Dennis prende un punto sul campo della coppia, ma veramente stanno giocando appunto al peggio, perché dei punti a un metro e mezzo vengono presi per il filo di là. Un altro accosto di Loris Meret, di nuovo a 30 cm dal pallino. Quindi quattro accosti buoni per la Pontese nella terna, terna che ha punteggio molto in bilico, come in bilico anche il punteggio nell'altra coppia, quella di cui forse vi abbiamo parlato un po' di meno, che vedo impegnati Lele Ferrero e Paolo Ballabene. Brutto accosto invece per la BRB di Kojek. Cresta la bocciata Simone Mana, boccia che non esce, attenzione, quindi attenzione. Allora seguiamo l'accosto di Enrico Birolo. Molto bello, ottimo accosto, riceve segnale di Daniele Grosso che la boccia è tirata molto bene, e quindi Davide Cumero dovrà farsi questa cucita, vediamo se ci riuscirà. Solo più 15 minuti e 20 secondi al termine. Mi sa che non è buona la bocciata di Cumero, eh? No, forse sulla riga. Brutto errore, errore pesante per Davide Cumero. Mentre balla bene, difficilmente si farà sfuggire questa partita. Sì, molto applaudito anche dal pubblico Carlo. Questa è una giocata del fratello, dove sull'ultima riga un ottimo accosto. Sì, ugualmente applaudito anche fratello Paolo Ballabene. Ultimo accosto di Cumero.
Kumerow, sì, dovrebbe aver preso il punto. Prende il punto, adesso vediamo se Birolo boccerà. Non ha ancora bocciato Enrico Birolo. Sembra di no. No, dovrebbe andare a punto Birolo. E tra l'altro anche la possibilità magari di farne due. Applausi ancora per Carlo Ballabene. E vedete arrivare la boccia di Birolo, accompagnata dai grandi applausi del pubblico. Che partita! Birolo. Che partita di Birolo, eh? Bravissimo veramente Birolo. 5 pari. Questi comunque sono giochi che permettono, eh? Se uno riesce a azzeccarsi bene la forza, dopo fai veramente delle medie altissime. Sì, ha sbagliato quasi niente Birolo. Ecco, siamo passati con le immagini sulla coppia. Sì, tra Paolo Ballabene e Lele Ferrero contro Kausevic e Rednack. Abbiamo visto la bocciata colpita da parte di Jasmin Kausevic. Paolo Ballabene intanto conduce 11-6, quindi ricapitoliamo un attimo i punteggi. 12 minuti e 20 secondi alla fine. Pontese BRB 4-8 nella prima coppia, anzi punteggio che viene adesso aggiornato. Ecco, sono 10-4 per la BRB di Pautassi e Bruzzone, quindi partita direi quasi archiviata perché manca poco. Nella terna il punteggio è fisso sul 5 pari. Carlo Ballabene anche ha quasi chiuso il discorso contro Jure Kozek, che vince 11-6 il campione della BRB, mentre Paolo Ballabene e Lele Ferrero conducono per 5-4 contro Kausevic e Rednack. Allora, nella terna c'è stato un accosto di Birolo leggermente lungo, comunque è una buona boccia. E Zambon che ha preso il punto, andrà a bocciare Daniele Grosso. E quindi queste due partite, la terna e la coppia di Ballabene e Ferrero, saranno probabilmente quelle che decideranno questa Coppa Europa. A 11 minuti dal termine, quindi probabilmente ancora due mani, questa e un'altra per la terna. Sei di sicuro? Ci vogliono 8 minuti per la coppia e per la terna. 8-9 minuti, non di più. Una bella bocciata di Daniele Grosso, non rimane nel quadro la sua boccia per poco. Attenzione intanto nella partita coppie dove hanno cucito quelli della Pontese. Penso un punto per Kausevic e Rednack, quindi finale incredibile qui a Savigliano. Due partite già decise per la BRB e altre due partite sul 5 pari che andranno ad assegnare il titolo di campione d'Europa oppure porteranno ad uno spareggio. Brutto accosto ora di Zambon. Sì, molto corto. A costo di Zambon, quindi a coppie anche probabilmente ci sarà questa e un'altra mano. Il punteggio è sul 5 pari, come nella terna. Punteggi bassi, d'altronde giocando 1 ora e 30. Cose che intanto forse ha un po' mollato. Quel carrò di Carlo Ballabene quando ha fatto due punti e si è portato dal 6 pari all'8-6, penso sia stata anche una
bella botta al morale di Koziek, che poi è anche lui un grandissimo campione, però non è bastato oggi per battere Carlo Ballabene. Quello che vedete inquadrato è la partita individuale. Torniamo adesso sulla terna, dove c'è vantaggio di bocce per le Furie Rosse della BRB. Ora va in bocciata Cumero, che in cresta la bocciata. Sì, purtroppo proprio... c'è sempre questo atteggiamento un po' fastidioso da parte di alcuni sostenitori della VRB, che sottolineano con delle urla poco simpatiche gli errori dei giocatori della Pontese. Carlo Ballabene, dove sei per Ballabene? Ormai manca un tiro o due, non penso che... Intanto momento clou, momento che può decidere questa Coppa Europa, lo seguiamo insieme, pallino annunciato da Davide Cumero, punteggio di 5 pari, 7 minuti e 30 alla fine. Se Cumero sbaglia questo pallino, la Coppa si avvicina molto ad Ivrea. Storto, storto il pallino di Davide Cumero. Mi sa che la Coppa sta prendendo la via di Salassa. Non vorrei essere l'uccello del malaugurio, però a meno di una debacle clamorosa. Sì, c'è comunque ancora poi una mano, però mi sembra che questa sia l'ultima boccia per la Pontese nella terna. E Ballabene comincia a portare a casa i primi due punti che pareggiano il risultato parziale dell'incontro. Esatto, risultato che è sul 8 pari in questo momento, con la bella vittoria di Carlo Ballabene su Jure Koziek, mentre Daniele Grosso è chiamato in bocciata per fare su al punto, probabilmente. Colpisce benissimo Daniele Grosso senza carambolare. E quindi 5 pari, punto per terra per la BRB. Esce anche Bruzzone nell'individuale, nella coppia. Ancora tre bocce in mano a questo punto a parte della BRB, perché ne dovremmo ancora avere una Birolo e due Simone Mana. Sì. Quindi se facciamo i conti giusti potrebbe andare avanti di 4 punti l'ultimo tiro. Eh sì, non è proprio facilissimo, però c'è la possibilità. No, ma si va, lì è un canale sul lato, quindi se forse sono campi in cui è più facile giocare sui lati che al centro. Sì, esattamente. Poi per carità, adesso questa era forse un pallino corta, ma con la forza giusta sarebbe sicuramente passata. Birolo non ha aggiunto. Daniele Grosso va a incoraggiare, forse a dare qualche istruzione a Simone Mana.
tanto accorcia il risultato la coppia nel gioco numero 2, 10-5, ma ormai è un tiro dalla fine. 5 punti a rimontare sono veramente duri a una coppia come Bruzzone. 3 minuti e 50 secondi mentre corta la boccia. Bruttissima giocata di Simone Mana, corta, che non si può giocare una boccia corta così. Simone Mana che è stato preciso in bocciata, qualche errorino appunto però da sottolineare. Mentre nell'altra coppia c'è un brutto errore appunto di Paolo Ballabene, che non prende una boccia, un punto a circa 80, 75-80 sarà. Comunque seguiamo la boccia di Mana Terne, boccia che sembra buona. Vediamo adesso cosa è successo, attendiamo la misurazione da parte di Birolo. Un po' lunga la boccia di Mana, vediamo cosa succede. Purtroppo non viene aggiornato il punteggio, sarebbe importante invece capire che cosa è successo. Ormai 2 minuti alla fine. Intanto altro clamoroso errore da parte di Paolo Ballabene, credo, nella partita a coppie. Incredibile, incredibile veramente. Non ha preso due volte un punto di 80 circa, ma questo ancora ci può stare, ma le ha giocate veramente, veramente male. E adesso anche un gesto e forse anche delle parole non tanto belle per Paolo Ballabene, che si sta disperando. E se tutto va bene ha venduto il punto. Ci vuole anche un po' di fortuna a vincere, oltre a essere bravi. Allora, Pautassi e Bruzzone battono Jantic e Borcnik. Ufficiale, quindi BRB in vantaggio, 10-8. Tanto nella terna, attenzione, mancano 50 secondi, BRB che è in vantaggio, scelgono di andare appunto quelli della Pontese, ma no, sta bocciando, mi guarda che sta bene boccia. No, parlavo della terna. Un punto per la Pontese nell'altra coppia, quindi che si porta avanti. Però secondo me è un po' discutibile questa scelta nella terna di andare a punto già con una bocciata sbagliata. Io avrei bocciato il pallino, però. Oltretutto adesso imballa la boccia. Deve colpire in fretta il pallino Cumero. Attenzione, 10 secondi, deve correre. Corre Cumero per cercare di colpire il pallino. Bocciata da staffetta per Cumero, che sbaglia. La BRB è campione d'Europa per la quinta volta nella sua storia. Grandissimi festeggiamenti per i ragazzi in maglia rossa. BRB champion d'Europe pour la cinquième fois. Parte la musica intanto qui a Savigliano, ma secondo me c'è stato un errore di gioco nella terra. A quel punto, insomma, Birolo ha giocato come al solito una boccia buona, 50 davanti, Cumero ha sbagliato la bocciata, mancavano 50 secondi, lì devi partire sul pallino, gli tiri a un pallino con calma, poi rifai la giocata, invece è andato in accosto Zambò, la giocata
bene, ma ha imballato la boccia di Pirolo e quindi la vittoria è andata alla formazione di Ivrea, mentre adesso ci prepariamo per la premiazione. Cumero è veramente infastidito, non so con chi ce l'abbia, però insomma è stato un errore che a questi livelli non ti puoi permettere. Sì, non devi farlo. Punto. A quel punto lì, bocci, pallino, una volta che hai fallito la prima boccia, basta, è troppo poco tempo per fare il resto. Certo. È utile star lì. Poi se avesse colpito il pallino probabilmente ci sarebbero state di nuovo contestazioni, perché era proprio sulla sirena. Comunque complimenti alla BRB che quindi con il punteggio di 12-10 batte la Pontese, si aggiudica la 25esima edizione della Coppa Europa. La BRB ha vendicato la sconfitta nella finale di Loano.